Pesante sconfitta all'esordio casalingo stagionale per il CFT Logistica Cuspisa Mogliarino Volley, battuto 3-0 dopo una gara nettamente dominata dalla squadra ospite. La squadra è apparsa subito in difficoltà con alcuni passaggi a vuoto all'inizio del primo e del secondo set. Nonostante alcuni tentativi di raddrizzare la gara, il divario è stato davvero ampio. Il terzo set si è concluso esattamente come il secondo, con 10 punti di distacco tra le due squadre. Gli avversari hanno sempre potuto affondare il colpo e allungare quasi subito, chiudendo ogni parziale in scioltezza. Si è trattata purtroppo di una gara senza storia. La prossima settimana i gialloblu giocheranno in trasferta la terza giornata contro il Cielo Verde ed il Fox Grosseto. I maremmani, con 3 punti in classifica, arrivano a questo appuntamento dopo una vittoria e una sconfitta. Il commento della gara è affidato a mister Alessandro Puccini. Ma non ha funzionato in primis il sistema di ricezione. Siamo andati in difficoltà nella fase di ricezione e poi non abbiamo saputo sfruttare le poche palle che abbiamo avuto a disposizione. Nel contesto, nel complesso della gara, ci è mancata la cattiveria agonistica che avevamo presentato nella prima gara di campionato a Cesena e spero che non sia sparita, ma che sia solo accantonata, ecco, di rimetterla in campo nella prossima partita a Grosseto. Perché diciamo un derby toscano, la partita che ci sarà domenica prossima, quindi bisogna ripartire anche in allenamento con un atteggiamento diverso. Sì, ripartiamo da domani sera in allenamento, si è aggiunto Biancalani alla rosa che era infortunato, quindi riusciremo ad avere un 12-13 atleti in palestra, quindi aumentare il livello dell'allenamento e speriamo che la voglia di rivalsa contro i grossetani abbia il sopravvento sul resto, su quest'onda che ci ha lasciato la sconfitta di oggi in casa, purtroppo. Parlando invece un po' in maniera più ampia, è la prima volta che possiamo parlare un po' di quello che è l'accordo tra il Cuspisa e Mogliarino Volley per questa stagione. Sì. Ecco, voi che avete insomma come Mogliarino una squadra che ha già un organico diciamo abbastanza organizzato dalla scorsa stagione, più gli innesti che facevano parte anche del Cuspisa della scorsa stagione. Sì, è stata una collaborazione che secondo me può portare solo dei frutti positivi per entrambe le società, sia per il Cuspisa sia per il Mogliarino Volley, con un sestetto della rosa che proviene da Mogliarino, quindi dalla vittoria dello scorso campionato, gli innesti che erano al CUS e qui hanno giocato l'anno scorso il campionato di B2. Sono certo che verrà fuori un bel campionato. L'obiettivo è quello della salvezza, non sarà facile, però noi ce la metteremo tutta. Bocca al lupo allora e grazie. Il lupo, grazie a te.